Da una nuova dichiarazione nasce una nuova smentita, tipico degli italiani. Il canone RAI sembrava dovesse comparire nella bolletta elettrica del gennaio 2015, ma nella serata stessa dell'affermazione da Palazzo Chigi arriva la smentita. La misura sì, ci stanno pensando, ma difficilmente passerà in questa legge di stabilità. La riflessione in atto per ridurre e semplificare il canone RAI, fanno sapere dal governo, è strategica, ma appare improbabile che l'ipotesi di mettere il canone in bolletta possa maturare entro questa legge di stabilità, visti i tempi tecnici troppo ristretti. Ma il sottosegretario delle comunicazioni Antonello Giacomelli, poco prima, aveva annunciato l'esatto contrario, il rivoluzionario cambiamento che sarebbe stato introdotto nella manovra finanziaria con un emendamento. E aveva precisato che la misura non varrà per la seconda casa. E che, parole sue, legarlo all'IRPEF mi pare complesso e farraginoso. Tutto detto e tutto smentito, quindi. Seppure le dichiarazioni numerose del sottosegretario erano assolutamente prive di dubbi e colme di certezza, sembra proprio che si siano fatti i conti senza l'oste.